Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno, questa settimana siamo a Fiorano al Serio per parlare del VAR, Video Assistant Referee, in pratica l'aiuto all'arbitro che offre la tecnologia per capire se un gol non è gol, contestazioni risolte eccetera eccetera. Siete a favore dell'introduzione del VAR oppure contrari? Sentiamo cosa ne dice la gente. Il calcio ha sentito delle polemiche per il VAR. Sa cos'è? Oh, sì, è quello della, come si dice, quello che possono rivedere le immagini, bravissimo, eccetera. Bravissimo. Sì. Non è che lo seguo più di tanto il calcio, preferisco altri sport. La tecnologia comunque nel mondo dello sport? Ormai è diventata, si vede dappertutto, in tutti gli sport, anche minori come nel basket e così, lo seguono parecchio. Da tanti anni nel basket. Esatto, usano tanto di più, basket, volley, così si usa di più. Va benissimo, solo che si sente. Oh. Purtroppo quando si usa queste tecnologie saltano fuori degli errori che qualcuno non sembra che non si vedano, però... ci sono. Ma non è più bello invece? Non preferiva i vecchi tempi in cui si litigava, avete rubato? Se guardiamo quello forse è peggio, vabbè, avevano meno da lavorare durante la settimana perché il bar si riempivano, il disco, il famoso bar dello sport, avevo poi qualcosa da fare, qualcosa da parlare. E anche le trasmissioni televisive. La voglia, lavorano tutti, qui purtroppo risolvono il problema al momento e via. E siamo rovinati, non abbiamo più da litigare, ci hanno tolto il bello. Sì, vabbè comunque, sì no, ma quella tecnologia, visto che c'è vale la pena usarla, quello sono d'accordo anch'io. Lei ama il calcio? Calcio. Tifoso di quale squadra? Atalanta. Per forza l'Atalanta. Ha sentito cos'ha detto Gasperini? Non gli piace il VAR. Non gli piace? Il VAR. Cos'è lo VAR? Il VAR. Come cos'è il VAR? No? Quello che riguardano le azioni, se hanno fatto il fallo, se il gol è valido, se c'era fuori... Cosa ne dice? La moviola in campo è necessaria? Certo che è necessaria. Così che quelli che danno i calci li prendono. Eccola lì. E così non ci sono più furfanti. C'è. Tu sei tifoso? No. Di nessuna squadra? Sì, tengo alla Roma. La VAR rivoluzione, una rivoluzione davvero? Sembrerebbe di sì, però bisogna vedere tutto durante le partite. Cosa ne pensi dell'introduzione della tecnologia in campo? Ma sono d'accordo purché non se ne faccia un uso troppo smodato. Secondo me comunque il fattore umano è importantissimo per l'arbitro o per le decisioni che vengono prese al momento. Il gioco è basato anche su queste cose. Tu ti sei sempre fidato dell'arbitro o secondo te davvero c'erano quegli inciuci di cui tutti i tifosi parlavano quando la loro squadra perdeva? E l'arbitro è sempre in una condizione un pochettino stretta sia da una parte che dall'altra, quindi bisogna capire lui, bisogna capire un po' i tifosi e i giocatori quando sono in campo, l'istinto che hanno e in base al caso per caso, insomma. Sì. Ma questa cosa dell'arbitro che mostra, fa il segno, adesso non si esulta più ai gol, è vero? Beh, io esulto ancora, poi gli altri facciano un po' quello che vogliono, se no è inutile andare a vedere le partite se poi alla fine non fai quello che devi fare, non fai il tuo dovere da tifoso. Comunque poi alla fine la tecnologia, promossa o bocciata in campo? Promossa ma con moderazione. Promossa, perciò che si usi quella volta... Che si usi proprio nel caso in cui vada usata e non per avere poi delle... Non ogni 5 minuti un'interruzione. Ecco, bravo, sennò poi la partita diventa una partita con l'iPad e non è la stessa cosa, il calcio perde un pochettino la sua magia. Vado il 19. Dove va il 19? A vedere l'Atalanta. Davvero? Grande tifosa! Ah sì. Ma è abbonata oppure ci va? Ho la tesserina e basta. La tesserina cosa vuol dire? Non ho l'abbonamento, perché... La tesserina cos'è un altro tipo? È la tessera, perché se non hai la tessera, la carta. Ah, la tessera del tifoso. Del tifoso, certo. E basta. E quindi va quando le interessa vedere qualche partita bella. Sì. La prossima sarà? Potrei andarci anche più spesso, ma purtroppo costa. Beh, anche quello è vero. Quale partita andrà a vedere? Adesso vado quella lì in Emilia. Ah, va all'Europa League? Sì. Quelle belle trasferte allora. È la prima. Sì, emozionata. Invece qui a Bergamo ne ha viste tante. Sì, quando gioca qui, sì, vado. Certo. Ma è la sua passione? Sì, mi piace.
perde o vince, sono sportiva. Hanno annullato il gol della Juve a Bergamo con il VAR. È un disastro. Cosa ne pensa di questo nuovo sistema, la tecnologia in campo? Non... Madonna, ma metti mia sœur alla tele. Ma è convinta? No, cioè, per certe cose sì, ma per altre no. Ad esempio, cioè, il tempo che bisogna aspettare. E poi, ammettiamo che sia un gol, la gente, i spettatori cosa fanno? Urlano. Quando dobbiamo aspettare lì è finito tutto. È la stessa cosa che ha detto Gasperini, non è che ha letto anche l'intervista? No. Gasperini ha detto esattamente la stessa cosa. Cioè l'emozione. Toglie un po' l'emozione. Non si sa mai se è gol o non è gol. Sì, perché si sta lì così. Si sta lì tutti a guardare l'arbitro se fa quel famoso gesto. Ecco, basta. Quello non le piace mica tanto. No. Okay. Poi vabbè. Ma quest'anno... Sono bravi i bergamaschi, i tifosi. Almeno quest'anno si vede che veramente... Hanno fatto un passo in avanti. Sì, dai, come educazione e tutto, poi certo. Ma si riconferma la Dea in Europa? Si qualifica anche quest'anno? Spero, speriamo in bene, grazie. Dai. Lei segue il calcio? Mia tata. Ma per chi tifa? Per chi tifa? Per l'Atalanta. Ha visto che hanno annullato il gol alla Juve per colpa del VAR? Sì. Hai sentito parlare di questo VAR? Sì, ma c'era il fallo prima però. Ed è giusto annullarlo? Bisognava dare il cartellino rosso a quello lì. Invece niente. Ho capito, ma se tornano indietro ancora un po', allora tornano indietro i 10 minuti. Ecco. A vedere i falli. Insomma, è sempre quella. Ma è valida la tecnologia nel mondo del calcio? Non lo so. È un buon sistema questo? Non posso dire niente. Salutiamo allora. Bene, buona. Grazie, buongiorno. Non ho passione al calcio, non lo guardo, niente. Ma la tecnologia nel mondo dello sport è importante? O è solo fastidio? Penso di sì. Il progresso va avanti, la tecnologia ci vuole sempre. Però io di calcio sono legato a quel ragazzo là che gioca anche a calcio, guarda. Perché fino adesso nel calcio non c'è mai stata la tecnologia? Non so, non lo seguo proprio, non me ne intendo. Parlami di cavalli, di moto, ma calcio non è il mio sport. Prendono troppi soldi quelli che giocano, non mi piace. Ah, solo per quello? Anche per quello. Cioè vuol dire che se guadagnassero 1.000 euro al mese allora le piacerebbe? Sì, anche 3.000, non 3 milioni di euro all'anno. Ah, ok. È uno che gioca a pallone. Ma sa che anche Valentino Rossi ne guadagna di soldi? Lo so. Infatti guardo poco anche quello, lo guardo la televisione, non vado a vederlo, a dargli 100 euro per vedere Valentino. Guardo la televisione, paghi il canone, sei a posto, basta. Ok. Qual è lo sport con la gente meno pagata del mondo e quindi che le piace? Quelli che vanno a cavallo. Ah, quelli che vanno a cavallo, quelli non li pagano? Quelli non li pagano, pochissimo. Ok. Lei va a cavallo? Sì, ci andavo fino a un po' di tempo fa, poi ho avuto problemi. Non ci vado più, però se capita di fare una passeggiata che sono in giro, a cavallo la faccio volentieri. In mezzo ai prati, in mezzo ai boschi. Viva la natura. Viva la natura, bravissimo. Io ci guardo in tele. Certo. Una tele, cosa vuoi andare a 100 anni? Ha visto la novità di quest'anno? Quello è l'arbitro che fa così, che nulla... Sì, il VAR. Ma sì, ma quella è una cosa, una cavolata. Non le piace? No. Perché? Perché quando è gol, invece no, dopo un po' dico che non è gol, basta. Fregano, rubano tutti. Ah, ma lì dovrebbe essere fatto apposta per non rubare. No, ma... Così guardano la televisione, la moviola. Deve grattare ogni tanto, track. Se non grattano non vanno bene le cose. Era più bello quando si veniva qui al bar, si litigava, avete rubato la partita. Come giocava la mura. Mi pegava sempre, a vedere l'Atalanta litigano, basta, fanno guerra. No, guerra no. Sì, no, guerra no, ma... Però si aspettano fuori con i bastoni. Bene. È la vita, dai, che capita così. Lo puoi fare. Ma si qualifica ancora per l'Europa League l'Atalanta? Io penso che si qualifica ancora, perché ha la grinta. Bene. C'è grinta, c'è tutto. Certo. È come io che sono con una donna o due o tre, devo avere la grinta per tenerle. Quante? E due o tre. Due o tre? A provvisorie. Provvisorie? Ognuno ha la sua casa. È la cosa migliore. Parliamo del famoso VAR. Sì. Fa discutere sicuramente i tifosi. Cosa ne pensi?
Ma secondo me ci può anche stare, dovrebbe togliere le polemiche, invece sembra che le aumenti queste polemiche. Chiaro che se un arbitro va a vedere una cosa alla tele poi non può più sbagliare, invece sbagliano lo stesso, per cui per me toglie un po' la bellezza del calcio. Ci sta la tecnologia, gol non gol, o piuttosto che una gomitata e non la puoi vedere live, allora fermi la partita, eccetera. Per quanto riguarda tutto il resto, secondo me è esagerato. Esagerato, e dovrebbero lasciar giocare un po' di più. Anche stipendio dell'arbitro, al momento che metti una VAR, dovrebbe essere pagato di meno della metà, perché non hai più responsabilità della partita. A quel punto, se fermi a quel ogni punto volta certo. E vai a vedere se, per non sbagliare, allora posso farlo anch'io, puoi farlo anche tu. In effetti sì, basta se uno poi che... vanno a vedere, in più che hanno visto anche la tele, sbagliano ancora, come è già successo anche settimana scorsa, allora secondo me ci può anche stare se viene utilizzata di meno. Poi è chiaro che fai riferimento, sbagliano settimana scorsa, cosa fai riferimento? Sì, Serie A in generale, sono stati 2 o 3 casi in cui c'è il rigore, vanno a vederlo, danno, poi alla fine non c'è discussioni a fine partita che non dovrebbero esserci, dato che è stata fatta apposta. Però siamo anche all'inizio, per cui dicono che quando poi la cosa si stabilizza, anche gli arbitri ma è bella questa cosa, gestirla un po' meglio. Ma è bella questa cosa delle partite che poi vanno avanti fino al 97esimo, 98esimo. Quello, le partite poi durano un sacco di più. E vabbè, è meglio. Meglio fino a un certo punto, nel senso che è meglio per chi gioca a calcio, lo sa, una partita dovrebbe essere spezzata il meno possibile, invece così un giocatore si trova a doversi fermare 2-3 minuti per magari 4-5 volte in una partita, non è il massimo. Una volta ci si divideva anche al bar, dalla serie avete rubato la partita, ma avete quello comprato credo l'arbitro. Che succederà sempre comunque. No, con 2 o 3 birre in più succede sempre. No. Tu giochi a calcio? No, giocavo, adesso sono lì gambe un po' rotte, per cui no. Però ti è rimasta la passione? Sì, sì, seguo il calcio, secondo me ci può stare la tecnologia, non a questi livelli. Cioè, comunque se portasse benefici sì, ma vedo che porta più polemiche di prima. Ma se ti fosse qualche squadra? Ah, seguo l'Atalanta, sì. Uh-huh. E quindi il rigore dato per sì, il quello, sì, dopo quello, il gol tolto. Una volta ce l'hai, una volta va contro, una volta pro, però... Qualcuno dice che poi alla fine anche senza VAR più o meno i falli a favore, i punti a favore, sì, poi di contro sì, si equivalevano. Discorso Juve ladrone, tutto il resto non vale più, mi sa. Cioè, non riusciranno più a rubare? Ma no, non ruba più nessuno, dai. Dopo una volta ti va bene e va bene, la volta che ce l'hai contro si lamenta, però è sempre stato così il calcio e sarà sempre così. Ma grazie. Non solo il calcio, anche tutti gli sport sono così. Cosa ne pensa del VAR? No, non lo so. La moviola in campo, che riguardano, se la fanno. Non c'è male, dai. Fanno il suo dovere, ognuno fa il suo dovere. Certo. Ma gli arbitri, gli anni scorsi, l'hanno sempre aiutata la Juve o no? Da Juventino cosa ci dice? Penso che sia. L'hanno aiutata. Se no come fa a vincere? È tifosa del pallone? Sì, abbastanza. Quale squadra? Inter! Sai che sono soprattutto l'interista a dire che 6 anni fa ci fosse stato il VAR... Ah sì, vabbè, ormai una avrebbero un po' di scudetto in più. Sì, forse, però vabbè, dai, pensiamo al futuro, che già quello non è roseo, quindi... Guarda qui cosa hanno utilizzato, il Bonicardi. Il Bonicardi, è vero. Bravo lui. Cosa ne pensi del VAR? Io sono sono favorevole, perché ho visto che comunque finora, quando è stato utilizzato, ha sistemato delle scelte sbagliate degli arbitri o degli assistenti. Poi può essere migliorato come tempistiche, perché si perde troppo tempo, quindi la partita secondo me si allunga e comunque perde un po' il ritmo. Però sono positiva alla tecnologia, se questa naturalmente migliora e comunque non dà dei torti a delle squadre. Certo, si deve migliorare. È vero questa cosa che il tifoso non esulta più quando fa gol? Io esulto sempre, poi se lo annulla. Sempre col timore che ci faccia il classico gesto. Sì, quando vedo il segno, vabbè, prima andavo allo stadio, adesso non vado più, quindi in televisione quando vedo il segno della VAR dico vabbè. Ah, proprio andavi allo stadio? Sì, perché mio papà è tifoso dell'Inter, ha avuto 2 figli, ha trasmesso questa passione e quindi sono andata allo stadio fino a prima che lui nascesse, quindi fino da all'anno piccola.
Penso che la prima volta che sono andata allo stadio, avevo 5 anni. Oh. Sì, era un lontano Inter Como 4-0. Super passata. E non ti manca un po' il... Sì, lo seguo in televisione, ho l'abbonamento a Mediaset Premium, sì, e lo guardo da lì. Poi quando lui sarà più grande andremo insieme, però adesso... E quindi immagino che abbia... Ma lui sarà... Io ho paura che sarà atalantino, perché gli piace la canzone di Papu Gomez. Si addormenta quando gliela faccio ascoltare, oh, quindi è una ninna nanna. Quindi vabbè, lascerò scegliere a lui giustamente che squadra vorrà tifare. Non farò come mio papà che mi ha obbligato. Ecco, e quando le farei sentire Ama la pazza Inter? Io l'ho fatta sentire, ma piange, quindi non gliela faccio più sentire. No. Allora atalantino. Papu Gomez gli piace, quindi ascolta Papu Gomez, basta che dormi, che sono contenta. Essendo un tifoso d'Atalanta, ha goduto settimana scorsa quando la Juve ha tolto il gol. Sì. Cosa ne pensa di questo VAR? Ma devo vedere. Una bella rivoluzione. Bella rivoluzione, dai. Mm. Ma secondo lei prima gli arbitri? Ma io avevo l'abbonamento all'Atalanta anni fa, perché io non sono di qua. Mm. Io sono di Curnasco, sa dov'è Curnasco? Sì. Dove ha fatto l'ospedale nuovo. Sì. Andavamo su a fare il bagno lì dove ha fatto l'ospedale nuovo. Mm. C'era lì il laghetto. Ma c'è anche adesso, sotto. L'acqua ce n'è ancora. Difatti viene sempre l'acqua ancora, vero? Appunto. È proprio lì sopra, lì in giro, c'erano tutti i prati, c'erano. E aveva l'abbonamento da Atalanta. È proprio quello lì con l'acqua, sono andati a prenderlo per fare l'ospedale. Che roba. Ma parlando di Atalanta, lei aveva l'abbonamento, andava? Andavo, sì, quando c'era presenti Nodari, Gustafsson. Ehi. E ne ha visto un po' di gol tolti all'Atalanta? C'avevo l'abbonamento allora, portavo su mio papà che era senza una gamba, lo portavo su a vedere l'Atalanta che c'aveva l'abbonamento e dopo vedevo anch'io l'Atalanta. Certo, è sempre rimasta nel cuore? Sempre rimasta nel cuore. Ma l'Atalanta è stata aiutata dagli arbitri negli anni? No. È sempre stata bistrattata, povera Atalanta. Sì. Io mi ricordo che quando andavo io c'erano quelli un po' malati che si mettevano, sai che ci sono quelli, io andavo in curva dove ci sono quelli che ti appoggi. Si mettevano lì e non lasciavano passare nessuno. Ho visto una volta uno, l'hanno preso e l'hanno buttato giù. Bello, simpatici, belle cose. Ma questa VAR, la tecnologia, sistemerà le cose? Speriamo. È utilizzata bene secondo lei? È giusto che sia stata introdotta nel calcio moviola in campo? La moviola in campo è giusta. Che se c'è qualcosa, almeno però per tutti, certo. Non solo per gli squadroni o anche per le squadrette. Perché secondo lei gli arbitri agevolavano gli squadroni? Come agevolano ancora oggi. Ma se c'è il VAR, come fanno ad agevolare? Come? Se c'è il VAR adesso. Cosa vuol dire? Guardano e dicono ancora quello che vogliono. Dice? Quindi sì. Non è cambiato? No. Non lo sopporto. Non lo sopporto il caso? No. Perché? Perché sono una pallavolista. Nel mondo del pallavolo c'è il VAR come nel mondo del pallone? Non credo. La moviola? Sì, c'è il check. Vedi che tu ne sai, abbiamo incontrato un esperto. Di calcio no. Cosa ne pensi della tecnologia negli sport? Mi sembra valido, perché se per caso l'arbitro non lo vede, se è fuori o dentro, ci vuole. Dovrebbe vederlo l'arbitro, è lì apposta. E lo so, ma se è un palla veloce come pallavolo, non lo vede. A te è capitato di qualche situazione risolta con la tecnologia o non sei ancora a quel livello? No, io sono nel CSI, non sono a quel livello alto. Ma non è più bello? Perché si litiga un po'? Fuori, arbitro! Ma anche per l'arbitro, poverino, sempre addosso, non è valido, non va bene. Quindi tu mi dici che voi per una palla fuori, una palla dentro, una linea, non avete mai litigato? No. Non avete mai discusso? No. Almeno no, la mia pallavolo no. Dopo ce ne sono che litigano anche. In che ruolo giochi? Io sono schiacciatrice a lato. Anche se non ci arrivo su a rete, però. ma la tecnica può sopperire. Però sono nel misto. Nel misto vuol dire che siete un po' maschi, un po'. I maschi approfittano perché c'è la ricezione femminile. E buttano giù, mica male. Li buttano giù, schiacciano. Schiacciano. Okay. Addosso alle ragazze. Ah, eccola! Ma non è valida sta roba qui. Così è lo sport. Disparità di sesso qui non vale.
No, vabbè, è divertente nel misto. Il femminile è già diverso. Ok. C'è più anche discordia tra la squadra. Ah, dici? Sì, ho giocato anche nel femminile, è diverso. Se hai un compagno che stai bene, ha un conto. Ah. La squadra è compatta, ma se c'è dentro qualcuno, un elemento che fa discordia. Ah, e nelle donne capita molto sì. Di spesso. immaginavo, se squadre di donne. C'è anche nel maschile, però il maschile si fa amicizia meglio. Ok, invece le donne sono terribili. Mm. Grazie mille. La moviola in campo che sì, è arrivata quest'anno. Per me bisogna fare una cosa, o sì o no. Perché dopo anche qua si va a interpretare. È dentro, non è dentro. Con la tecnologia che c'è oggi bisogna dire sì o no. Quando si arriva lì, che sia una cosa che è credibile per tutti. Perché secondo te ancora con la moviola in campo sì, c'è ancora modo di discutere? C'è ancora modo. C'è un centimetro avanti, un centimetro dietro. Lì deve essere fatta una cosa credibile. Una cosa che quando si arriva a dire sì, vediamo il televisore, lì al 100% è sì o no. Quindi tu non ti fidi molto ancora del VAR? Non è che non mi fido, c'è da fidare, però vedere ultime le cose con l'Atalanta e così non è che c'è da fidare tanto. Cioè si vede qualcosa che qualcosa è ancora da sistemare. Da sistemare, una cosa sicura. E questi tempi di attesa, aspettate, guardiamo. Aspettare cosa? Deve aspettare cosa? È lì, e la tecnologia è lì, cosa si fa? Cosa si aspetta? Adesso vedo. Non è un problema secondo te quei minuti di attesa per guardare no, l'immagine? Basta che sia una cosa sicura, è quello, basta che tu aspetti quei 5 minuti, aspetti quei 3 minuti, però quando si arriva, chi quando si dice sì o no, che non lascia più spazio a interpretazioni, perché dopo si lascia spazio a interpretazioni, era, non era, è la Juve, ma da se c'era un'altra magari non era così. Sei tifoso della Juve? No. E sei arrabbiato perché gli hanno tolto il gol contro l'Atalanta? No, non sono arrabbiato, ma dico, ma se bisogna dire è o non è, punto e basta. Lei è uno sportivo, si vede con tifoso di calcio. Sì. Di quale squadra? Milan. E come va col VAR? Col VAR? 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 VAR, VAR, VAR un po' bene, un po' male, ma VAR. Va bene, va bene. E la tecnologia in campo era fondamentale? Cioè, per me sì, così almeno nessuno c'è più niente da dire, o almeno. A meno da reclamare, diciamo. Ma reclamano lo stesso, eh. Vabbè, però sempre di meno, penso. Ha visto il rigore dato alla Juve per il colpo di spalla di Petagna? No, era spalla, no, era braccio. Sì, ma vedi, è un caso. In una domenica dell'anno scorso ne erano 20 di quei casi lì, okay. Capito? Ma a favore delle grandi? Perché qui adesso si parla di arbitri, una volta si parlava l'anno scorso, negli anni scorsi, di dipendenza psicologica. Aiutavano davvero le grandi, erano tutte balle. C'è sempre stato, per cui è inutile stare lì a fare andare indietro. C'è sempre stato e ci sarà sempre. Quindi vuol dire che gli arbitri aiutavano le più grandi? Ma è normale. Come Milan. Ma certo, ma non vinci niente senza un po' di aiutini e di fortuna, per cui ci sta. Ah, ok. Invece adesso dici che da quest'anno. No, molto meno, voglio dire. Meno gente che si lamenta o. Capito? Per me io lo vedo così dopo. Certo. Non rimpiange un po' però quei giocatori che venivano sfiorati e patapum sembrava che gli rompessero un femore. E come ti dicevo, e c'è sempre stato. Bello però, E quelli ci saranno. No, non lo fanno più, ha visto. Saranno di meno. Sono incalati i gialli, una sì, roba. Stavo dicendo. Nessuno più simula, nessuno. Vedi? Sono tutti in piedi, che brutto. Una volta venivano sfiorati, sembravano morti. Solo. Un po' di teatro e non è. E lei litigava magari lunedì al bar con gli amici? In fabbrica, sì. Ah. Io lo capo io aspiratore. C'era tutti con me, se perdevo il Milan andavo a lavorare un po' più tardi. Invece adesso anche lì sei tutto placato. Sì, no, adesso tutto a posto. È un tifoso di calcio lei? No, io non sono neanche di qui. Di dov'è? Di Cantù. A Como? E lì qui c'è il basket. C'è basket, sì, ma non seguo neanche quello, non seguo sport. In assoluto? Sono zero. Però hanno introdotto la tecnologia nello sport e soprattutto nel calcio. Non vedo il calcio, non vedo niente io, faccio sport per conto mio. Che sport fa? Vado a correre. Ah, una cosa bellissima, complimenti. Buona giornata. Grazie a lei. La moviola in campo. Ah, è interessante. Sì, no, secondo me sì. Ci voleva? Ci voleva perché almeno si vede anche le cose come sono effettivamente, perché da lontano non è che puoi vedere tante cose. L'anno scorso si vedevano dopo, a partita finita. Però dopo è tardi. Ma secondo lei l'anno scorso, negli anni prima,
Gli arbitri non vedevano apposta o vedevano bene già prima? Magari da lontano non puoi rivalutare le cose, valutare le cose è un po' impossibile. Hanno sempre comunque arbitrato in buona fede anche prima? Sì, penso di sì, penso proprio di sì. Cioè non lo facevano per loro buon senso, però cioè, sicuramente a vedere le cose dal vivo è meglio. In tutte le cose, penso che sia così anche in qualsiasi settore. Adesso quest'anno i tifosi quindi si metteranno il cuore in pace? Il cuore in pace, sì. Sì, perché effettivamente cioè, è più vivo, più viva la tecnologia porta avanti tutto. Se quest'anno non vincerà lo scudetto la Juve, diranno tutti, ha visto, è arrivato il VAR e non mi compio. Dici che faranno così? Ma effettivamente vedremo le cose più dal vivo. Certo. E l'Atalanta con il VAR avrà qualche punto in più, qualche punto in meno? Ah, spero che vada bene, spero, si spera, perché sicuramente del posto è più interessante. Cioè, sono tutte belle le squadre, però quelle del luogo si tiene di più. I tifosi dicono che l'Atalanta era un po' trattata male dagli arbitri. Ma dopo lì è un po' tutte cose da vedere. Tutte cose da lei valutare. Lei se perdeva non si attaccava all'arbitro? No, no. Okay. No. Ha sentito parlare del VAR? Il VAR cos'è? Quello che usano in campo per dire gol, non è gol. Non sono appassionato del pallone. No, non guarda tanto? Eh? Non guarda il calcio? Sì, lo guardo, ma non è che mi dia delle soddisfazioni, ecco. C'è qualche altro sport che preferisci allora? Sì, le bici e lo sci. Lì non c'è la bisogno della moviola? No. Magari proprio al limite all'arrivo? Lì se sei forte arrivi, se sei bravo ce la fai. Certo. Dopo anche lì ci sarà dentro, però sono bravo. Qualcosa che non va, dice? Dove? No, c'è dentro, anche mi ha detto anche lì, forse c'è dentro. Sarà detta lì qualche menestrade. Il menestrade mi piace, grazie mille. Tifoso di pallone? No. Niente? Pallavolo. Ah, nella pallavolo la tecnologia c'è da un po'. Sì. Stiamo parlando della tecnologia oggi, che è arrivata finalmente anche nel mondo del calcio. Infatti. Si ricorda quando urlavano arbitro venduto? Sì, adesso ce ne sono 5 o 6 di arbitri. Ce ne sono più di uno. Ma adesso non, nessuno. Una volta dicevano dipendenza psicologica dei grandi club. Sì, bene. Adesso secondo lei con la storia del VAR tutto risolto? Non lo so, non me ne intendo e non seguo molto il calcio. Non ti so dire. Cioè, nel mondo della pallavolo. Hai preso la persona impreparata. No, nel mondo della pallavolo, parlando di tecnologia negli sport, lì da un po' ci sono le telecamere. Sì, 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 c'è. Specie a un certo livello, penso sia anche obbligatorio. A livello oratoriale, come facevo io, lì è ancora tutto manuale. C'è qualche lite scaturita per palla fuori, palla linea, palla dentro? Qualche contestazione, ma è uno sport che è anche abbastanza tranquillo, non c'è un tifo esasperato che... Magari sono gli stessi giocatori invece a arrabbiarsi. Sì, infatti, però è sempre molto limitato. Lei non ha mai fatto l'arbitro? L'ho fatto così in qualche amichevole tra squadre nostre in allenamento. In allenamento, poi quando si fa il campionato in federazione, nel CSI, ci si mette in mano all'arbitro e quel che dice è sacro. Evangelo, è sacro. E quindi non si protesta assolutamente? No, normalmente no. E animi un po' meno esasperati? Sì, dopo, ripeto, io l'ho fatto a livello oratoriale, CSI. Secondo lei perché nel mondo del calcio hanno aspettato così tanto? Nel mondo della pallavolo da 15 anni, come nel basket, c'è la tecnologia, sono le telecamere che inquadrano se la palla è dentro fuori. Forse lì ci sono altri interessi, non lo so. No, ripeto, non sono preparato. Interesse nel fatto, calcio. Interessi, quindi vuol dire interessi al fatto che non ci sono le telecamere che spiegano come vanno le cose. Esatto, poi forse il calcio è anche uno sport molto più diffuso, cioè nel primo sport nazionale si può dire. La pallavolo non è così, essendo anche un bello sport anche la pallavolo, ma non può competere con l'audience che ha un calcio, certo. Quindi grazie anche mille. Gli animi sono molto più pacati.
Chiudiamo in bellezza questo appuntamento parlando con un ex arbitro. Rosario Vetro, ex sezione di Lovere, Bergamo. Sei fuori campo? A settembre per un nuovo progetto, allenerò l'oratorio Friulano. Sai che c'è già qualcuno che vocifera su di te? Ah, già. Sul fatto che tu abbia dato le dimissioni perché adesso c'è il VAR. Ah no, per quello no. Può essere uno strumento utile a proposito di VAR, sicuramente può aiutare la terna arbitrale in campo, sicuramente. Però certo bisognerebbe trovare una giusta collocazione anche e soprattutto nelle azioni, perché come è successo nell'ultima giornata di campionato, insomma, è trascorso un po' di tempo, allora di conseguenza c'è stata l'azione, il gol, quindi bisognava ritornare indietro e bisogna, insomma, stabilizzare un po' delle regole, ecco. Comunque il fatto che ci volesse. Sì, sì. Sì, secondo me è importante. Si aiuta sicuramente l'arbitro, perché comunque è sempre un essere umano e certo, può anche sbagliare l'arbitro. Senti, da arbitro, cosa ne pensi di questa, del fattore dipendenza psicologica di cui si parlava negli anni scorsi, gli arbitri che aiutano le grandi squadre? No, ma secondo me non esiste, anche perché a quei livelli lì un arbitro che commette un errore grave tendenzialmente viene fermato 3-4 partite, essendo degli arbitri professionisti già a livello economico perdono dei soldi, quindi non lo so chi in A vorrebbe stare a casa 1-2 mesi per... Anche perché poi è quasi una macchia sul secondo corretto. Me un arbitro la domenica esce con la consapevolezza di svegliare il meno possibile, perché comunque è veramente difficile. Comunque stare in campo e prendere, insomma, le decisioni corrette. Avresti voluto anche tu avere il VAR a disposizione quando arbitravi? Ma nelle categorie dove arbitravo io, seconda e terza, già il fatto di essere da soli era veramente complicato. Quindi direi che l'aiuto tecnologico può sicuramente favorire, diciamo, anche una prestazione convincente da parte di un arbitro, ecco. Ma soprattutto il povero arbitro, quanto è bistrattato, trattato male dai giocatori? Quante volte ti è capitato per un gol non dato, un fuorigioco non visto? Ma credo che lì dipenda assolutamente dalla cultura sportiva, che nel mondo del calcio esiste poco. Quindi il fatto che comunque un arbitro possa sbagliare dovrebbe essere inculcata soprattutto dagli educatori, in questo caso gli allenatori, però purtroppo questo non avviene. Allora diciamo che l'arbitro è al centro dell'attenzione, dei suoi errori, orrori, a volte anche macroscopici, soprattutto nelle categorie inferiori, però fa parte tutto del gioco, quindi anche tendenzialmente le statistiche parlano che in seconda e terza categoria sbaglia più un difensore che un centrocampista piuttosto che un arbitro. Però nel contesto un errore di un arbitro può compromettere il risultato. Però te lo sei sentito dare ancora arbitro ladro? Ladro no. Direi le cose comprato. Più disparate, soprattutto le mamme sono quelle più cattive, sì. Cosa dicono le mamme all'arbitro? Le cose più disparate, ecco, però, perché magari vedono praticamente nel figlio un potenziale campione, mentre nell'arbitro un potenziale... giocatore normale. Sì, no, un potenziale. Io so cosa ti dicevano. Ti dicevano: arbitro sei bello! Ah no, quello no, quello no, ormai non ho più l'età per essere... Per qualcuno il VAR risolverà tante situazioni complicate, per qualcuno invece i dubbi resteranno comunque nel mondo del pallone. È tutto per il nostro Sasso nello Stagno da Fiorano, grazie a Vladimir Lazzarini per il montaggio e le riprese del Sasso nello Stagno. Torneremo a farvi compagnia tra 7 giorni, ovviamente vi aspettiamo qua sull'88 di Antenna 2 TV.